sicuramente sarai attratta in libreria se trovassi i libri del segreto. Perché dico, e quindi c'è questa cosa che io percepisco una volta che si entra nel nucleo di questo scritto, si accede a questa enigma della vita, a questi segreti sepolti in questi suoni, così come in noi poi, no? Queste parole che tirano fuori il nostro inconscio, che tirano fuori un inconscio che però è comune a tutti attraverso il simbolo. Io ho conosciuto Melanie Francesca tanti anni fa, me lo ricordava lei alla presentazione del precedente libro, una donna di cultura, che quindi vuole vincere le sue sfide, vincendo anche nell'ambito letterario e mettendo a frutto quelli che sono i suoi pensieri, i suoi racconti, anche quello che ha sofferto in passato, da piccola, proprio per emanciparsi e per far vedere qualcosa di sé di diverso, che non è soltanto la Melanie Francesca che noi tutti possiamo amare, apprezzare e molti, molte invidiare. All'interno del volume ci sono una quarantina di disegni realizzati proprio da Melanie. Perché originale? Perché libri di questo tipo è molto difficile trovarli. Siamo con Aristide Malnati, oggi presentiamo questo libro, un libro di poesie, Melanie Francesca. Lei è definita la James Joyce al femminile. Allora, leggerò questo libro con curiosità, me l'ha appena regalato, me l'ha appena fatto avere la gentilissima autrice. Ebbene, mi incuriosisce il principio su cui lei si basa, su cui poi lei innerva tutto quanto ne consegue, cioè l'unione tra maschile e femminile come momento massimo della creatività. Professor Zecchi, l'abbiamo presa al volo, eh? Un commento veloce. Ma dunque, il libro di Melanie è molto originale, è molto eccentrico, molto ambizioso, cerca una scrittura che è antica come la tradizione occidentale, non solo, cioè quella dell'aforisma, che attualizza attraverso anche dei calambur linguistici. E questo direi che è molto bello da un punto di vista della fascinazione letteraria. Si capisce che riesce a gestire molto bene la parola, la struttura linguistica. Grazie a tutti e grazie all'amica Melanie.